pomeriggio a Grazie di Curtatone. Accompagnata dal consigliere regionale di Forza Italia Annalisa Baroni, l'assessore regionale alla cultura Cristina Cappellini ha incontrato il sindaco Carlo Bottani e poi anche il vescovo emerito di Mantova, Monsignor Egidio Caporello, che a Grazie alla sua dimora. Una visita al santuario e sul piazzale, dove il 15 di agosto centinaia di artisti del Gessetto si sfidano nell'incontro nazionale a loro riservato, facendo del borgo in riva al Mincio la capitale di quest'arte definita effimera, tanto che l'intento, lanciato per la scorsa edizione della fiera, è quell'ora di tentare la strada del riconoscimento UNESCO per i Madonnari. L'interesse da parte di Regione Lombardia c'è, tra l'altro stiamo valorizzando molto quello che è già patrimonio UNESCO in Lombardia, che ci vede come prima regione in Italia come numero di siti UNESCO. Abbiamo anche un patrimonio immateriale che è la liuteria di Cremona, quindi tutto ciò che può far mantenere e incrementare questo primato è visto da noi in maniera molto positiva. Questo potrebbe essere benissimo un altro sito immateriale della nostra regione. Poi appunto se ne parlava poco fa del fatto che ci siano altre realtà in altre aree del mondo che hanno questa caratteristica comune, quindi quest'arte condivisa, questo saper fare condiviso, che può essere un vantaggio, visto che l'UNESCO negli ultimi anni predilige i siti seriali o comunque un patrimonio condiviso tra più realtà in diverse aree geografiche.